Un anno pieno di soddisfazioni per la Lions Handball Teramo, che chiude con diversi titoli da campione regionale, e la grande soddisfazione passa per i giovani. Sì, è vero. Domenica 17 maggio abbiamo chiuso questa stagione sportiva che è stata molto impegnativa, perché tra il settore giovanile, l'Under 20 e la Serie B abbiamo fatto ben 6 campionati. E come bilancio posso dire che siamo molto soddisfatti, perché siamo riusciti a ottenere 3 titoli regionali a livello giovanile, Under 12 maschile, Under 20 maschile e Under 14 femminile. Devo fare una precisazione per quanto riguarda il settore femminile: noi da 2 anni abbiamo una collaborazione con la Nova HF Teramo per le ragazzine, quindi quest'anno abbiamo fatto campionato per loro. Però siamo riusciti anche qui a ottenere questo titolo che all'inizio non speravamo, a pieno punti. E la stessa cosa, Under 12 maschile e 20 maschile. Grande soddisfazione, ma c'è stato anche un grande lavoro, anche perché per la Lions Handball nella nuova veste è stato un nuovo inizio quest'anno. È vero, quest'anno è stata una formula che abbiamo adottato un po' allargata, perché se fino adesso avevamo lavorato solo a livello giovanile, quest'anno, come ben sapete, c'è stato anche un di più, perché abbiamo fatto una serie B maschile con Mister Marcello Fonte. Mister Marcello Fonte, esatto, che ha curato appunto la squadra serie B, che è stata la stessa dell'Under 20, quindi ragazzi tutti giovanissimi. Ma l'estate l'avete data di totale vacanze e riposo a questi ragazzi o c'è qualcosa in cantiere? Ovviamente, avendo vinto questi campionati regionali, ci aspettano le finali nazionali. Con le squadre più piccole, l'Under 12 maschile e 14 femminile, dovremmo andare a Misano Adriatico dal 7 al 12 luglio, dove appunto si svolgono le finali nazionali di queste categorie, e l'Under 20, che seguite da Marcello Fonti, andranno a Conversano.